Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. Se vi è un genere di notizie che i mass media non si lasciano sfuggire, è quello degli scandali. Nella politica, nella pubblica amministrazione, anche nella Chiesa. Tanto che viene da pensare, non è che si cerca di depistare l'attenzione dell'opinione pubblica da un certo tipo di notizie per indirizzarla ad altre? Non di rado si mettono allo scoperto le altrui malefatte per nascondere le proprie. I giudici più implacabili sono sempre quei tali che hanno qualcosa da nascondere. Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. La nostra legge ordina di lapidarla. Tu cosa ne dici? Ecco la questione che scribi e farisei posero a Gesù. Ce ne parla il Vangelo di questa domenica. Scribi e farisei non mancano, neanche nelle nostre società del giorno d'oggi. Sono quei tali che si appellano ai valori che poi non si fanno scrupolo di calpestare. Si appellano alle leggi, ma solo per farne uno strumento di condanna, lasciando ognuno nei suoi sbagli e nelle sue colpe, senza possibilità di venirne fuori. Quella volta scribi e farisei rimasero male alle parole di Gesù. Chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. Se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Beh, almeno sono stati coerenti. Peccato però che se ne siano andati. Avevano l'occasione di farsi perdonare e l'hanno rifiutata. Perché non dire a Gesù, rimetti anche a noi i nostri debiti? A quella donna invece Gesù ha potuto dire, va in pace ed ora in poi non peccare più. Quel d'ora in poi è una strada nuova che si apre davanti a lei, perché quando è Dio a dire d'ora in poi non peccare più, non si tratta solo di una raccomandazione, è una vera e propria creazione. Gesù crea effettivamente un futuro nuovo davanti a quella donna. Lei d'ora in poi potrà davvero cambiare. Noi, vicini ormai anche quest'anno alla Pasqua, in quali personaggi possiamo riconoscerci? In quelli che puntano il dito per accusare o in quella donna? Non rassegniamoci al fetore degli scandali d'ogni giorno, né ai nostri limiti, ai nostri peccati personali. Non limitiamoci ad apportare qualche modifica di poco conto che non soddisfa né noi né Gesù Cristo. Cerchiamo piuttosto una relazione forte e viva con Lui. Allora comprenderemo che certe novità sono possibili, non solo fuori di noi, ma soprattutto dentro, nell'intimo della nostra personalità, della nostra stessa esperienza. Insomma, diamo a Dio la possibilità di fare qualcosa di nuovo nella nostra vita. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.